Buongiorno ragazzi, allora quest'oggi andiamo a fare un altro video molto interessante, cioè sapete che nei sedili posteriori si ha anche l'accendisigari, no? Che ti permette di caricare telefoni e comunque avere un punto di presa elettrica. Bene, io non ce l'ho, quindi in pratica andiamo ad aggiungere questo accendisigari posteriore. Intanto vi ricordo di iscrivervi ragazzi, che per me è molto importante, incentiva anche la mia voglia di continuare a dare sempre il meglio di me e di fare lavori sempre più complicati. E che dire ragazzi, andiamo a vedere che cosa facciamo oggi. In pratica ragazzi, questo è quello con l'accendisigari, no? Dietro, posteriore, ok? Perché io ora ce l'ho così, senza niente. Non so, ci dobbiamo? Ok, quindi let's go. Andiamo a cambiarli e a creare l'attacco di corrente per dare corrente al nostro accendisigari posteriore. Let's go. Ok ragazzi, iniziamo con la cosa un pochino più complessa, perché dietro è molto semplice. Cioè, dovremo andare a portarci i fili da dietro, qua sotto, arrivare all'accendisigari che abbiamo qui sotto, qua davanti, ok? Così ci colleghiamo alle sue tre vie e più semplice di così non esiste niente. Per farlo cosa dobbiamo fare? Tirare su la cuffia, tirare su la console centrale del tunnel, staccare quei due o tre connettori che abbiamo presenti qui sotto ed andare a lavorare all'accendisigari. Possiamo aiutarci con delle stecchette così. Solitamente è molto semplice anche tirarlo su con le mani, diciamo, più o meno. Però io ho le coperture in carbonio, quindi vado, diciamo, a fare un po' più fatica. Vedete, alla fine le stecchette neanche le ho usate. Ho tirato su e ci siamo. Però mi sono dimenticato di tirare via. Opa. Tiriamo su lui con molta attenzione, perché avrete dei connettori da andare a togliere sotto. Adesso ve li faccio vedere. Vedete? Abbiamo quello del freno a mano e quello, diciamo, di tutto il computer di bordo. E laggiù avremo le luci LED del nostro. La nostra console centrale è venuta fuori, la possiamo anche appoggiare qua, tipico. Ok, vedete qua giù? Questo è l'accendisigari, ok? Noi andremo a lavorare proprio su questo. Allora, tutto ciò, la macchina è sempre stata spenta. Eccolo qua, questo è il nostro connettore. Allora ragazzi, adesso ho preso le misure con dei fili che avevo in casa, purtroppo non ho gli stessi colori, e mi sono tirato, mi sono fatto un cablaggio che va da qua davanti all'accendisigari dietro, ok? In più, già che ci sono, mi sto creando un piccolo, una piccola predisposizione per un lavoro futuro, sempre che dovrò prendere corrente da là. Quindi se devo aprire una volta, già che ci sono, apro una volta e basta per i fili, ok? Allora, il blu ce l'abbiamo uguale, lo mettiamo. Il bianco l'abbiamo uguale, purtroppo dietro mi mancava un pezzettino di nero rosso, userò questo nero. Abbiamo messi assieme. Questi qua dovremmo andare ad attaccarli qui. Questo mi rimarrà in più. Li ho nastrati, così non fanno contatto da nessuna parte. Andiamo a spellare questi e ad unirli, così poi potrò tirare verso dietro il tutto con una sonda. Ci allarghiamo un po' dallo scotch qui, così abbiamo scoperto di più i nostri fili, no? Fa più facile lavorare, diciamo così. Prendiamo il nostro taglierino, iniziamo con pelare questo. Ok, andiamo a spellare il nostro cavo. Questo grigio, state molto attenti perché è molto. Abbiamo spellato tutto, prendiamo i nostri cavi, facciamo prima quello piccolo al centro. Ok ragazzi, ci siamo attaccati al nostro connettore, col cablaggio da portare dietro, quindi questo a posto, possiamo rimetterlo laggiù. Ora cosa facciamo? Prendiamo il nostro pezzo dietro e andiamo a prendere il nostro connettore. Quindi qua noi dovremo andare a tener conto che il blu sarà il nostro marrone, ok? Il nostro nero andrà col grigio e il nostro bianco andrà con quello giallo. Andiamo a preparare, giustamente è stato un po' tirchio, poteva tagliarli un po' più lunghi, così avevo un po' più di margine di manovra senza aver paura di danneggiare i cablaggi. Però ok, uniamo i fili giusti dopo averli preparati, li chiuderemo provvisoriamente per andare a testare se effettivamente funzionano. Diciamo che qua, se avete della guaina termorestringente, sarebbe ideale, però non è un problema. Allora ragazzi, tutto attaccato, andiamo ad attaccare il nostro connettore all'accendisigari posteriore e andiamo a vedere se va. Allora ragazzi, vado ad accendere, laggiù c'è l'accendisigari anteriore, qui abbiamo quello posteriore, quindi andiamo a girare la chiave e ad accendere la macchina. Giustamente sono spenti entrambi, accendiamo le luci e voilà, si sono accesi entrambi. Perfetto, ora andiamo a chiudere tutto. Quindi ragazzi, abbiamo visto che funziona tutto, possiamo chiudere più accuratamente il tutto e andare a trasferirci sul posteriore e a cambiare questa parte. La mettiamo già là dietro, ok? Andiamo già a passarci il cablaggio, prendiamo la sonda che ci facilitiamo il tutto. The ground, never...
perfetto. Ora andiamo qua dietro a sganciare. Ok ragazzi, qua dovremo andare ad agire a pressione, vedete? Opala. Vedete? Ok, e lui è venuto via, perfetto. Ma vedete, questo non ha alcun foro qua dietro, eccetera, eccetera. Allora noi andremo a mantenere la parte esterna e cambiare solo questo interno. Cioè, queste due parti sono separate, hanno delle clip a pressione. Adesso vi faccio vedere. Se io schiaccio la clip qua e spingo, vedete che è già uscito. Così non devo stare a scollare questa cornice, ma cambierò solo questo pezzo e vi porterò via questo adesivo. Stesso lavoro, andiamo a farlo su questo pezzo. Ok, abbiamo castrato anche questa, quindi prendiamo un'altra, quella col carbo, e andiamo ad inserirlo dentro. Ok? Valuterò se rimettergli anche quel pezzo centrale, perché comunque è molto figo anche così. Cosa ne pensate? Anche a lasciarlo senza quel pezzo di carbonio in più. Nah, mettiamogli carbonio. Abbiamo staccato e quindi questo poi andiamo a metterglielo sul suo qua. E abbiamo il nostro tunnel carbo. Ok, e voilà, la nostra parte dietro è ultimata. Quindi andiamo a passarci il cavetto fino a qua e il gioco sarà fatto. Spostiamo di mezzo questo vecchio. Quindi ora sarà molto semplice, perché il tunnel qua, a dire la verità, basta che metto la mano, cioè, e quasi ci arrivo. Passiamo la nostra sonda qua di lato. Arrivato, ci stacchiamo lo scotch. Avete visto? Cioè, pratica, non vi servono cacciaviti, non vi servono quasi niente, tutto quasi ad incastro. Ora prendiamo il nostro tunnel nuovo e ci attacchiamo. Ok, prima di chiudere, testiamo che vada. Accendiamo la macchina, accendiamo i fari e va giustamente anche lì dietro. Ultima chicca, visto che per davanti non lo uso mai, prendo questo. Io testerei anche un secondo se funziona il caricabatterie. In pratica, visto che da davanti c'è sempre il caricabatterie, posso cambiare questo qui con questo, che è molto più bello e diciamo che è uguale a tutti i pulsanti che ci sono in macchina. Guardate qua, molto più bello. Ok, testiamo un secondino il caricabatterie. E quindi, ok, come vedete funziona tutto. Mettiamo anche in carica la sigarettina, si accende, quindi funziona anche caricare le cose. Perfetto, chiudiamo tutto e abbiamo finito ragazzi. Ecco qua il nostro 12 volt, bellissimo. Qua ad incastro tutto, abbiamo fatto ragazzi. Guardate che bellino, come vi sembra? Vi piace? E voilà, andiamo a chiudere là davanti. Prendiamo il nostro tunnel, riandiamo in posizione, facciamo passare il cambio, agganciamo laggiù. Se avete la luce del portabicchiere, mi raccomando, riattaccatela. Riattacchiamo freno di stazionamento e console e andiamo a rimetterlo giù. Rimettiamo il tappetino laggiù in fondo, rimettiamo la nostra carica batterie e i nostri posaceneri e tutto. Chiudiamo il cambio e il lavoro è finito. Che dire ragazzi, spero che il video vi possa essere utile. Vi ricordo di mettere un like, commentare e condividere il video a chi potrebbe servire. Ma mi raccomando, molto molto importante per me, per favore iscrivetevi al canale. Al prossimo video, ciao belli!